Scalea. Con noi c'è il presidente Pino Bono. Buonasera presidente, ben trovato. Buonasera, ben trovati a voi. Dunque presidente, partiamo da quello che è successo in settimana, quella nota che abbiamo anche proposto su stadioradio.it con un grido d'allarme che voi avete messo per iscritto, ma che accomuna tanti, vale a dire questo scollamento tra il pubblico e le società. Oggi ci diceva Gigi Fazio che la risposta con le porte aperte in maniera gratuita c'è stata, anche il ritorno del tifo organizzato. Ecco, sì, c'è il margine per scongiurare quella parte finale della nota che secondo me è la più brutta, cioè che una società seria, riconosciuta tale da tanti, possa gettare la spugna? No, era solo, come dire, un rammarico, ma era una provocazione. Cioè dire, siamo qui, la squadra è giovanissima, sta andando bene, perché non rispondete? Perché non si viene allo stadio, come dire, a tifare per i propri colori? Oggi invece è stata una risposta veramente massiccia, anche col tipo organizzato, e quindi avevamo ragione a, come dire, a stimolare il popolo scaleotico, che è un popolo orgoglioso, e quindi se si è sentito un po', come dire, toccato, e quindi ha partecipato massicciamente, diciamo. Beh, insomma, almeno su questo una bella soddisfazione, corroborata dalla soddisfazione sul campo, perché oggi forse era l'ultima spiaggia per provare ad inseguire ancora il playoff. Ora siete pienamente dentro questa lotta, le ultime quattro partite saranno, come dire, da coltello fra i denti. Sì, c'era un po' di timore iniziale, perché avevamo due grossi giocatori che erano squalificati per Retta e Ondò. Poi se ne era aggiunto un altro in settimana che era risultato positivo, e quindi eravamo un po', come dire, un po' striminziti. Però la squadra ha lottato alla grande, ha fatto una buona partita, l'Acri si è dimostrata una grossa squadra, abbiamo vinto meritatamente secondo me, quindi adesso ci aspettano quattro partite finali, ce la giochiamo, vediamo che cosa succede, insomma. D'altro, di queste quattro partite uno è lo scontro diretto ed è proprio il derby con la Paolana. Realisticamente presidente, quante possibilità vi date per partecipare a questo a questa coda di stagione? Perché comunque va considerato che sia il Sersale che l'Acri devono giocare una partita in più rispetto che voi. Sì, questo, bisogna partire da questo, diciamo. La classifica odierna non fa fede, diciamo, è relativa. Bisogna vedere che cosa succede nei recuperi. È ovvio che noi giochiamo. Siamo arrivati alla fine, e quindi è un giusto premio per i ragazzi, per la squadra, per la società, che veramente hanno, come dire, dopo la prima parte di stagione, che siamo veramente partiti malissimo, e quindi abbiamo dovuto sempre rincorrere. Adesso sono premiati gli sforzi di tutti. È una bella soddisfazione, vuol dire stare lì. È difficile perché ci sono questi due recuperi da effettuare, però ce la giochiamo, non costa niente giocarcelo, voglio dire. No, siete lì per questo, tra l'altro, quindi. Sì. No, nel senso che ci siamo arrivati come giusto premio. Se poi abbiamo la fortuna di rimanere lì al quinto posto è una grandissima soddisfazione, però se dovesse sfuggire non ne facciamo certamente un dramma. L'ultima domanda, ecco, dal punto di vista anche, perché no, dirigenziale di una squadra di calcio di eccellenza, cosa serve per provare a restituire un po' di luce sull'azzurro sempre più sbiadito della nostra nazionale? Io penso che bisogna, come dire, andare un po' a ritroso, no? Anche la Germania tantissimo tempo fa non riusciva ad entrare, no? Aveva un po' di problemi, hanno cominciato dalle scuole. Da noi è quasi vietato giocare nelle scuole, secondo me bisogna partire da lì, bisogna far innamorare i giovani a questo sport tutti, e poi vedere che cosa succede, però bisogna partire secondo me dalle scuole. Quindi insomma un intervento, diciamo, della federazione proprio dentro la scuola, anche sì, perché sì. Io è una cosa che ho scritto in uno sfogo, tra l'altro, perché poi c'è poco di cui girarci. Il calcio alla fine, cioè gli sport sono belli tutti, io per primo sono innamorato del rugby, corro, sono tesserato con la Fidal, però io li amo tutti. Il calcio è quello che tira di più alla fine, questo è il problema, diciamo. Sì, ma i giovani sono già propensi, voglio dire, non andiamo
a forzare niente, perché il calcio in Italia ce l'hanno tutti nel sangue, già i ragazzini della scuola, però molte volte bisogna programmare. E lì è anche la presenza un po' massiccia degli stranieri, insomma, qui però non bisogna fare assolutamente razzismo, la presenza massiccia in ogni società. Se noi vediamo che è una società di Serie A, una scuola di Serie A, ci sono 7-8 stranieri e solo 2-3 italiani, insomma, un po' mi viene da pensare. Come la facciamo questa nazionale? Bisogna trovare una giusta, come dire, sintesi del tutto. Però io partirei dalle scuole.